L'8 marzo, la giornata internazionale dei diritti della donna, sono giornate che ci permettono di, così, di mettere un po' l'accento su questa problematica, anche se è importante parlarne ogni giorno, perché non è un problema che si risolve, diciamo, spot. Questo problema ha bisogno di interventi continuativi, proprio perché ha radici culturali. Per quanto riguarda l'8 marzo, l'iniziativa, diciamo così, principale, proprio che la cui capofila è proprio Pronto Donna, il Centro Antiviolenza, è un progetto che si chiama Filo Arcs, che prevede, diciamo così, un inizio proprio l'8 marzo in conferenza stampa presso il Comune di Arezzo, di cui abbiamo il patrocinio e anche della provincia, dove verrà dato il via, diciamo così, a questo progetto con la pittura di alcuni fili. Poi durerà nell'arco di circa 9 mesi con numerose iniziative, e questi fili verranno colorati anche da personale, diciamo così, interno alla nostra associazione, ma anche verranno coinvolte le RSA, verranno coinvolte anche, abbiamo partner del progetto Toscana Abile, e quindi con i soggetti, diciamo così, con disabilità verranno coinvolti nella pittura di questi fili. E poi l'altro partner del nostro progetto cosa farà? Giustino Caposciutti, l'artista, prenderà tutti questi fili verso ottobre e li tesserà manualmente in un telaio, e questo si chiama arte partecipata, proprio perché ciascuno di noi dà il proprio contributo, ciascuno di noi diventa un artista. Altre iniziative ci vedono coinvolte alla Fraternità dei Laici l'8 marzo alle ore 17, invitate dall'Unione Italiana Ciechi. Un'altra iniziativa sarà al Comune di San Sepolcro, per un'altra, appunto, iniziativa organizzata da loro. Avremo anche un'iniziativa organizzata dall'Unione dei Comuni della Val di Chiana per l'inaugurazione dello sportello CAB Foiano, che in realtà già lavora da un anno, però, diciamo, simbolicamente vogliamo dargli un significato, e anche della Casa di Seconda Accoglienza della Val di Chiana. E poi il 12 marzo avremo un altro intervento in auditorium a Montevarchi, sempre su questa tematica.